Avvicinarsi potrebbe voler dire essere imboscati, come succede in guerra, no? E a suo tempo i soldati venivano fucilati sul posto se non andavano alla guerra. Bruciare queste persone come fossero dei terroristi. Questi sono dei terroristi, non hanno nessuna scusa. Allora, quindi non meritano nulla. Mi faccia sentire nulla. Il professor Tremonti per sedare gli animi, però Cazzola. Meritano la celere che li bastoni. Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, altrimenti stai a casa, ti fai il delivery e ti fai portare dal rider di Bologna a casa le cose con l'auspicio che ti sputi su quello su cui mangi. Non si vogliono vaccinare, vedranno che cosa gli aspetta. I tamponi sono un costo psichico. Fatevi infilare dentro il naso fino al cervello. Abbiamo evocato, sono stati evocati gli anni 70, il terrorismo, le brigate rosse, a proposito dell'ondata di violenza, dei no vax, no mask, no green pass. Stiamo aspettando che i no vax si estinguano, non aggiungo come, perché lo sapranno da soli. Sono persone violente, sono persone arroganti, sono persone spesso analfabete, che sono convinte di sapere tutto senza aver letto nulla, sono dei pazzi scatenati e loro non li recuperi più. Questi idioti, perdonate se li chiamo idioti, io consiglio di stare in silenzio, perché stanno uccidendo quelle persone che, un po' per cultura, un po' per paura, un po' perché non hanno un dialogo con il loro medico di base, un po' perché magari alcune cose non le capiscono, perché purtroppo anche questo c'è. Le stanno portando a morte. Se tu vuoi andare al cinema, se vuoi andare a mangiare, se vuoi andare al supermercato, devi avere il green pass. L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui, lei muore. Rigorosissimo, io gli assembramenti li disperderei con gli idranti. Arriva una macchina, veloce, dai! Se vedo i ragazzi senza mascherine che stanno insieme, io li spruccerei, va bene? Un'idea così mi passa la voglia.